Ma a me colpisce che oggi la Lega sia primo partito in Sardegna. In Sardegna il 33% dei ragazzi tra 14 e 18 anni che frequentano la secondaria non completerà il corso di studi. E questo governo, di cui la Lega azionista di riferimento, non ha fatto alcunché sulle politiche del diritto allo studio. Allora, tenevo a fare questa cosa con voi perché quello che ha detto Cooperlo in questa trasmissione, chi ci segue tutti i giorni già lo sa, ma era bene ribadirlo, perché dopo questa cosa Gianni Cooperlo è stato insultato, le è stato detto che aveva detto una cosa terribile, aveva insultato chi non riesce a studiare. Salvini, per esempio, ha commentato così questa uscita di Cooperlo dicendo: chi giudica una persona dal titolo di studio è un cretino. Anche i nostri amici di Libero, Pietro lo sa bene, hanno fatto un titolo anche loro dicendo che Cooperlo, leghisti ignoranti, hanno la terza media. Cooperlo accusa Carroccio, primo partito dove il 33% dei ragazzi non si diploma, poi ritratta, Lerner attacca le classi subalterni, va bene. Allora, io ero qui, a parte che conosco Cooperlo. Scusami. Pietro. Noi però il giorno dopo l'abbiamo sentito. Noi l'abbiamo fatto questo errore, però il giorno dopo l'abbiamo sentito. Verissimo. E lui ha potuto parlare. No, ma infatti, ma io perché ne volevo parlare? Perché a parte perché ero qui e quindi ci tenevo nel mio orecchio, ho ascoltato, perché conosco molto bene Cooperlo da molto tempo ed è davvero una gran persona per bene. Talvolta gli ho detto forse troppo per bene per la politica. Allora, l'idea che Cooperlo potesse dire una frase del genere era davvero complicata. Forse qual è il problema, Cooperlo? Che le cose un po' complesse in televisione di questi tempi non bucano tanto. Bisogna dire frasi con soggetto, verbo e predicato. Quando fai una frase un po' più complicata, poi dopo succede un po' un pasticcio. Allora, però, nel frattempo poi altre trasmissioni televisive hanno ripreso la cosa, Cooperlo è anche intervenuto in diretta. Però insomma, io ci tenevo che lei potesse dire la sua, perché so che tra l'altro questa cosa è cominciata subito, Cooperlo mi ha telefonato subito dopo per dirmi: guarda, mi stanno insultando in un modo pazzesco. Allora, dica la sua. Ma no, vedevo questa... La versione di Cooperlo. No. Intanto grazie a lei di questa opportunità e ringrazio pubblicamente il direttore Senaldi, perché è perfettamente vero quello che ha detto. Sono rimasto colpito dalla prima pagina di Libero, ma il giorno dopo ho avuto modo di spiegarlo. No, mi colpiva il commento del ministro Salvini, no? Perché io in linea di principio non escludo di essere un cretino, però non lo sono eventualmente per la ragione che dice il ministro Salvini. Cioè, se davvero io avessi detto e anche solo pensato che esiste una corrispondenza tra la scelta di chi votare e il titolo di studio, beh, davvero mi darei del cretino da solo. Io vivo la politica con passione da tanti anni e nella mia esperienza politica, anche per la parte in cui ho militato, ho incontrato tantissime persone che non hanno potuto studiare. Operai con la quinta elementare, a volte se andava bene la terza media. E ho trovato tante volte più sapienza, più cultura, più saggezza in quelle persone che in tanti titolati intellettuali che esibiscono il diploma nel salotto di casa incorniciato. Il punto non è quello, il punto è che cosa è accaduto. Io ho espresso un giudizio politico, si può condividerlo, si può dissentire. Quel giudizio politico è stato trasformato in una frase virgolettata che esprimeva un concetto completamente diverso. E da lì una pioggia di aggressioni, di insulti, di offese che mi hanno colpito e ovviamente con una dose anche notevole di amarezza, forse solo perché con quell'isola, con quella parte del paese, io ho un legame profondo, intenso, affettivo, familiare. E credo che ci sia una responsabilità, perché quando tu sei costretto ad inseguire qualcosa che non hai detto e a giustificarti di qualcosa che non pensi, evidentemente c'è qualcosa che non torna. Io penso, vi ho appena ringraziati, quindi fuori discussione quello che è il mio giudizio, ma io penso che ci sia una doppia responsabilità. Di voi giornalisti, di chi fa l'informazione, anche il dottor Del Debbio mi ha consentito di intervenire nella sua trasmissione telefonicamente. Però, anche lui ha ammesso l'errore. Però poco prima che io intervenissi, qualche minuto prima, lui ha messo un'immagine mia, la fotografia e la frase virgolettata: chi vota Lega non ha la terza media. In studio c'era il ministro Salvini che ha replicato nel modo che avete mostrato. Certo, tu puoi intervenire al telefono subito dopo e il dottor Del Debbio ha anche riconosciuto un limite, un errore, però
È una battaglia squilibrata, è come se giochi a battaglia navale ma tu vedi dove l'altro ha messo le caselle mentre le sue sono nascoste. C'è una responsabilità, aggiungo solo questo perché altrimenti sarebbe un ragionamento monco, c'è una responsabilità enorme dei giornalisti nel dare un'informazione anche di parte, anche volutamente faziosa, ma che corrisponda alla realtà delle cose. E c'è, e chiudo, una responsabilità altrettanto rilevante della politica e dei politici a parlare facendosi capire. Il governatore di Banca Italia ha chiuso la sua relazione l'altro ieri con una citazione molto dotta che dice: le parole sono azioni. Ed è così, le parole sono azioni, poi si dice più spesso le parole sono pietra, ma insomma dobbiamo essere tutti molto più attenti. Su questo tema ai giornalisti anche Marcello, perché è un tema che io mi pongo molto spesso, devo essere sincera, e per esempio in questa redazione i miei autori lo sanno, io sono una maniaca di citare le cose esattamente per quello che sono, perché credo che c'è una responsabilità molto grande che sia quella di riportare le notizie. Poi quello che riguarda le opinioni è tutta un'altra storia, ma le notizie vanno riportate davvero con grande, grande, grande attenzione. Marcello. Secondo me sì, ovviamente tutto ragionevole. Cooperlo è rimasto incagliato in una sintesi brutale. È rimasto incagliato in una distorsione che poi ha pagato con gli interessi, anche se gli sono state riconosciute un certo numero di opportunità di chiarire. Detto questo, lo possiamo dire la verità. Fare il giornalista in questa orgia di dichiarazioni è una cosa incredibile. Ma come si può prendersela con i giornalisti? Cooperlo no, ma i politici dicono un sacco di cazzate dalla mattina alla sera, diciamo la verità, e noi poveri giornalisti cerchiamo di fare il nostro lavoro. Se in cazzate più, la usa Sorge a un certo pelo, perché Sorge le usa poco queste parole, in me più. Lo dico. No, non le adopero, però è letterale, dicono un sacco di cazzate dalla mattina alla sera, e noi giornalisti, attenzione, perché poi accanto a noi c'è quel canale terribile che è il web, dove non ci sono i giornalisti, quelli che ci scrivono replicano alle cazzate con cazzate ancora più grosse, le moltiplicano, le amplificano, le distruggono, le ricompongono, le mescolano, fanno dei fricassè incredibili. Allora noi giornalisti cosa facciamo? Siccome abbiamo degli obblighi professionali, perché noi abbiamo anche un'etica, forse qualcuno non se lo ricorda, e siamo iscritti a un ordine che ci può censurare e ci può anche sospendere dalla professione, cosa che è successo per un certo periodo, secondo me, ingiustamente, certo, al fondatore di Libero Vittorio Feltri. Voglio toccare un altro piccolo punto, perché a mio parere questa storia di Cooperlo ha toccato un nervo scoperto. Cioè le sensazioni o l'idea che la sinistra sia snob e che guardi dall'alto in basso alcuni pezzi di società. Tant'è vero che finiva con un'autocritica quello che ha detto Cooperlo l'altro giorno. Parlavo più alla mia parte, qualunque senso di superiorità della politica e della sinistra è fuori luogo. Però mi faccio dire una battuta soltanto, poi, perché sono rimasto abbastanza deluso dall'intervento del direttore Sorgi, per la stima che ho nei suoi confronti. Il punto non è se i politici, in senso lato, dicono quotidianamente un cumulo di cazzate e i giornalisti fanno fatica ad orientarsi. Benissimo, è così. Io pongo un problema leggermente diverso. Io non ho mai pensato e non ho mai detto che chi vota per la Lega è un ignorante senza titolo di studio. E se tu sei un giornalista e virgoletti quella frase, esponendomi all'insulto, al linciaggio etico e morale, culturale e personale, io credo che tu vieni meno alla tua funzione, alla tua deontologia, perché puoi criticarmi, accusarmi quando dico una cazzata, o anche se non dico una cazzata ritenere che io abbia detto una cazzata. Quello che non puoi fare è dirmi, direttore, che ho scritto e detto una cosa che non ho mai scritto e non ho mai detto, e su quella base costruire una campagna di diffamazione. Allora, ho la pubblicità, però Marcello deve replicare. Un secondo. Lei ha subito un'ingiustizia. La controprova è che dopo ha avuto l'occasione di correggerla, è stato in parte... Deve correre in pubblicità, perdonatemi, ma quella permetta...